Come festeggiare i 900 anni di fondazione della città di Cardigan in Gran Bretagna se non con un maxi pullover lavorato a mano? Sentiamo il corrispondente Antonio Capralica. Se non il più grande al mondo, è certamente tra i cardigan più grandi mai fatti a maglia a mano. Ci hanno lavorato 200 persone, largo 5 metri, lungo 2,5. Dove l'hanno fatto? Ma a Cardigan, naturalmente, la nosa cittadina del Galles. Fu proprio il suo settimo conte, freddoloso soldato nella guerra di Crimea, a inventarsi questa giacca di lana con scollo a V. E oggi che Cardigan, la città, fa 900 anni dalla fondazione, un artista della zona, Liza Heller, ha pensato che il modo migliore per celebrare fosse proprio un gigantesco cardigan, il maglione. Il suo progetto ha messo assieme la città. Tanti volontari, esperti o meno, hanno contribuito, ognuno con un pezzo di questo colossale puzzle. È stato bello, dice la signora, incontrarci ogni domenica da marzo. Chi ha sferruzzato il castello, chi la chiesa, chi il fiume Tevi, coinvolte anche le scuole con i ritratti di 50 bambini. Adesso il cardigan in mostra nel municipio cittadino, autentico capolavoro dei ferri da maglia e dello spirito di comunità. Rimarrà esposto sino alla fine di gennaio. Il problema, semmai, sarà dopo, trovare un guardaroba abbastanza grande per riporlo.